legittima difesa. Il ministro, la ministra Giulia Bongiorno battibecca con Pier Camillo Davigo, uno dei magistrati più potenti d'Italia. Vedete, cari amici, io la notizia la vedo qua, è scritto qua, vedete? Vedete, Bongiorno è la polemica con Davigo. Sì, perché circa la norma sulla legittima difesa, Pier Camillo Davigo ha detto che questa norma, non lo so se è ancora stata varata dal Parlamento o se deve essere portata in Parlamento, insomma Pier Camillo Davigo ha detto che la norma sulla legittima difesa, che si basa sul detto romano, sul detto dell'antica Roma, mors tua vita mea, che la norma sulla legittima difesa che deve essere portata in Parlamento, mi pare a cura della Lega di Matteo Salvini, si basa sul principio romano, sul detto romano, mors tua vita mea. Pier Camillo Davigo ha detto che, sì, che tale norma, quando ci sarà, poi sarà dichiarata illegittima dal Parlamento europeo, dalla Corte di Giustizia illegittima. Invece Giulia Bongiorno, che è ministra di Giustizia, ha detto no, non è vero. Allora vediamo un po' quali possono essere le considerazioni di me, Serafino Massoni, che sono stato professore di filosofia e storia nei licei e poi preside di ruolo nei licei classici e scientifici. Eccomi qua. Allora, oggi come oggi, se dei ladri vengono in casa mia, non ci vengono i ladri in casa mia, perché i ladri sono persone intelligenti, capito? Vanno dove c'è da rubare. Se si sono formati su di me sanno che c'è una macchina piccola e una Aygo della Toyota. La Aygo è il modello Toyota più piccolo che ci sia. E poi si saranno informati pure, appunto, che io sono stato preside di ruolo di licei classici e scientifici, sono in pensione e che tiro solo la pensione. Non è che me la possono rubare la pensione. C'ho il conto corrente postale, non ce l'ho in casa i soldi. Comunque lo sanno che non si va a rubare in casa di un professore o di un preside, no, non ci si va. Ma casomai fossero dei ladri disinformati che entrano in casa mia di notte mentre io dormo, e fanno un po' di rumore magari, no? Perché io ho la casa piccola, sento subito se c'è qualche rumore, mi sveglio subito, allora mi alzo, scendo e loro si sentono scoperti, mi danno una botta in testa, così mi tramortiscono, poi magari resto semi-invalido, mica mi ripaga, mica il danno mica me lo ripaga il giudice, il magistrato Davigo, non, il danno, se io resto magari poi sulla carrozzella paralizzato, non è che Davigo o la magistratura mi ripaga il danno, capito? Io resto con la carrozzella paralizzato, i ladri scappano via, chi si è visto si è visto. Invece se io in casa casomai ci avessi la pistola, se sento dei rumori prendo la pistola e vado dove ci sono i rumori con la pistola a mano, non ancora fumante, pistola in mano, accendo le luci e quando i ladri mi vedono arrivare, magari loro hanno una pistola, magari potrebbero avercela la pistola, se sono dei ladri cretini hanno la pistola,
E prima che loro sparino, però, io sparo a loro, sulla base del detto dell'antica Roma, mors tua vita mea. E questa la, e questo sarebbe il principio che sta alla base della norma che deve essere deliberata dal Parlamento. Mors tua vita mea. Certo, è stato di necessità, è stato di necessità, ma ancora non c'è questa norma, ancora non è stato applicato il detto romano latino mors tua vita mea, perché sino a prova contraria la vita mea è più importante della vita tua. Questa è la logica biologica dell'esistenza, capito? Ognuno se la tiene cara la propria pelle, anche se c'è la dottrina gnostica che ti dice che prima che muori è meglio è, anche se c'è il poeta Menandro, il grande poeta Menandro, che dice: sono amati dagli dèi coloro che muoiono giovani, anche se ci fu il grande saggio Sileno, maestro del dio Dioniso Bacco, maestro Sileno, grande saggio, che diceva che la cosa migliore sarebbe di non nascere. In ogni caso, se io ammazzo il ladro, salvo la mia vita, ma gli faccio un piacere al ladro, proprio sulla base della dottrina gnostico-manichea, la dottrina gnostica, sulla base della dottrina gnostica, se io ammazzo il ladro, libero un'anima dal suo corpo, perché questo dice la dottrina gnostico-manichea, che la nostra anima è prigioniera del corpo, e prima il corpo se ne va, meglio è, perché l'anima è prigioniera del corpo. Addirittura c'era il grande filosofo Plotino che diceva che il corpo è il nostro fardello, quindi se io ammazzo il ladro, mors tua vita mea, gli faccio un piacere al ladro, però sembra che nell'ordinamento giuridico ciò non sia stato ancora recepito. Beh, in ogni caso, caro magistrato Camillo Davigo, se dei ladri sprovveduti entrano in casa mia, sprovveduti, perché io non ho niente in casa mia da rubare, comunque casomai entrano, io li sorprendo e loro mi danno una spraggata in testa per continuare indisturbati il loro lavoro, e io, quale effetto di quella sprangata sulla testa, magari resto paralizzato sulla sedia a rotelle. Caro magistrato Ferdinando Camillo, ma chi me li paga i danni? Perché poi i ladri, dopo che hanno fatto il loro lavoro, sono scappati via, capito? Ferdinando Camillo, come la mettiamo? Caro magistrato Pier Ferdinando Davigo, come la mettiamo? Beh, cari amici, io qua mi fermo, io ho parlato anche della dottrina gnostica, che mi piace tanto, ne ho parlato nella mia storia della filosofia, però la dottrina gnostica non è stata ancora recepita dal codice penale, capito? Va bene, cari amici, qua mi fermo, io ho fatto le mie personalissime considerazioni, adesso voi fate le vostre, va bene? Liberamente, fate le vostre. A tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.